Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, dove potete trovare idee per ricette healthy, veloci e facili. Se vi piacciono video di questo genere mettete un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook, dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio video. Oggi vi faccio vedere come ho preparato questo buonissimo banana bread. È troppo goloso, con la banana e tantissime gocce di cioccolato. Ovviamente sempre sano e senza zucchero e senza grassi. Iniziamo con il tagliare a pezzettini e poi schiacciare con una forchetta la banana, circa 200 grammi. Io sto utilizzando sempre questa bilancina della Sinocare, che utilizza l'app Sinofood per calcolare direttamente tutti i valori nutrizionali di quello che andate a pesare. Il suo utilizzo è davvero semplice, basta fare la ricerca con la lentina e poi pesare gli alimenti. Vi lascio il link nel box info e vi ricordo che con il mio codice sconto LU915 avrete lo sconto del 10% su tutto il sito. Nel frattempo ho aggiunto la farina di avena e sto aggiungendo il lievito. Vi ricordo che tutti gli ingredienti che utilizzo per le mie ricette li potete trovare sul sito online AS Foods, sempre in sconto con il codice LU10. Vi lascio di ogni prodotto che sto utilizzando il link in descrizione. Oltre alla farina di avena vado ad aggiungere o la farina di riso o la farina di cocco degrassato. Immancabile la cannella, che deve essere molto abbondante, un pizzico di sale e poi le gocce di cioccolato. Queste sono facoltative, ma le consiglio di mettere. Diamo una bella mescolata al tutto prima di aggiungere la parte liquida. Vado ad aggiungere l'albume, circa 250-300 g di albume. Se utilizzate il cocco mettete 300 grammi, altrimenti vanno anche bene 250 se utilizzate la farina di riso. Ora che abbiamo pesato tutti gli ingredienti avremo i nostri valori nutrizionali, che si riferiranno a tutto il nostro banana bread. Ovviamente non è una sola porzione, ma può essere diviso anche in 5-6 porzioni. Vado a versare tutto l'impasto in uno stampino di silicone e aggiungo in superficie mezza banana tagliata a fettine e le gocce di cioccolato. Faccio cuocere in forno già caldo, tenendolo sulla parte bassa per almeno 30-40 minuti. Voi controllate con lo stecchino. Una volta che si è raffreddato lo possiamo estrarre e tagliare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi anche su Instagram e sulla pagina Facebook, dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio video. Detto ciò vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video, ciao ciao!